Un'iniziativa che ritorna anche quest'anno, il concorso legato alle visite dei presepi della borgata montana di Milies, qui di Segusino. Sì, anche quest'anno per il secondo anno consecutivo c'è il gioco Stima e Vinci, quindi tutti coloro che visitano i presepi di Milies e arrivano fino qui stimano quante persone hanno visitato tutti i presepi e questo. C'è un piccolo bigliettino da compilare con il numero di telefono in caso di vincita, la data di quando si è data la stima e il numero, diciamo così, delle persone che si ritengono che arrivino fin qui a vedere il presepio. Tra tutti i partecipanti vinceranno coloro che sono arrivati più vicini al numero di bigliettini versati nella cassettina e ci sarà in palio un pranzo per due persone presso la trattoria Osteria Il Tiglio di Milies. Un motivo per venire a Segusino durante i mesi di dicembre e gennaio per vedere i vari presepi in giro per il paese, ma perché venire anche fin quassù a Milies, questo borgo diciamo in montagna un pochettino anche sperduto? Partendo dal mese di dicembre qui a Milies c'è un'atmosfera particolare, specialmente se arriva la neve, è proprio caratteristica di montagna l'atmosfera, con i presepi che sono dislocati in tutti i vari punti del paese, della frazione, nelle finestre, in piccoli capitelli che abbiamo costruito noi. E meritano visitarli. Poi c'è un clima gradevole nonostante faccia un po' più freddo di giù, però sempre normalmente è secco. Venire a Milies è un borgo antichissimo di 6.000 anni. 6.000 anni fa qui già abitava l'uomo, quindi è un borgo che attira, ha un'atmosfera mistica. E poi dobbiamo dire, dalla pianura è la prima montagna che troviamo e in poco tempo da Treviso, da Montebelluna, anche da Padova si arriva qui. Un'iniziativa organizzata dagli amici di Milies. Chi sono gli amici di Milies? Gli amici di Milies è un gruppo spontaneo che è nato qualche anno fa con l'intento, le prime volte venivamo solo a decespugliare e a pulire le strade. Siamo tutta gente che ha la casa qui, generalmente a seconda casa, però qualcuno è anche residente, che ci siamo uniti in questo gruppo spontaneo per fare qualunque cosa può servire, dalle feste anche qualche piccolo lavoro di manutenzione, chiamiamola ordinaria, che può essere pulire le strade, aggiustare un cartello o qualcosa di questo genere. Fino al 3 febbraio tutti i presepi saranno aperti, l'albero di Natale in piazza al borgo sarà illuminato ogni sera, tutti i piccoli presepi saranno illuminati, il presepio grande di Milies sarà illuminato e aperto fino al 3 febbraio e penso sia un periodo per salire, fare una piccola passeggiata, ma anche un momento di raccoglimento davanti a tanta pace, tranquillità ed ammirare il lavoro di persone che ci hanno messo anima e corpo per portare avanti, per promuovere questo luogo così antico.